Sono già passate due giornate di questo campionato d'eccellenza e la squadra pratese dei Cavalieri staziona saldamente in prima posizione, avendo conquistato tutti i 10 punti in palio. Domani arriva lo Stato Cherzoni di Prato, una formazione che invece ha raccolto ben poco in questo cammino. L'Aquila Rugby 1936, questo è il nome del prossimo avversario degli uomini del binomio Frati De Rossi. Fino a qua il cammino dei vicecampioni d'Italia è stato immacolato, ma non si può dire che hanno convinto in ogni frangente. Ottimo l'apporto dei nuovi arrivati, mentre in fase d'attacco i Cavalieri sono apparsi spesso disattenti e imprecisi. Per questo, in entrambe le partite disputate, il successo netto è maturato solo nel finale. La squadra che arriva sabato a far visita a Pratesi, l'Aquila Rugby, dopo la debacle dell'esordio 42-12 contro la Lazio, appare in netta crescita. Ultima nota riservata al capitano Pino Patelli. Le sue condizioni fisiche sono ristabilite dopo l'infortunio al ginocchio patito nei giorni scorsi. Sarà così regolarmente in campo in questa sfida che si annuncia molto combattuta.